Bene, se i Madela si vogliono propinquare che hanno... Vuole questo, prego. Sì, volevamo presentare una favola. La favola in questione è La Bella e la Bestia, che Giacomo ieri è andato a vedere al cinema e adesso ve la può raccontare brevemente. Sì, io sono andato a vedere il film, no? Sì, esatto. Ecco, il film inizia con lei. Ah, no, lei è... devi dire anche i nomi. Lei è Belle. Belle, sì, una ragazza... bella ragazza proprio, un bel pezzo di gnocca, no? No, che entra in un negozio d'abbigliamento, no? No, una libreria. Entra in un negozio d'abbigliamento. Giacomo, una libreria. Finiti il negozio d'abbigliamento, l'ho visto due volte. Allora a un certo punto chiama il commesso, no? Il commesso è Gaston, il personaggio maschile. Sì. Gaston? Sì, esatto. Vieni un attimo, Maria Gaston, e si inizia a spogliare. Arrivano altre quattro commesse, si iniziano a spogliare tutte e quattro, fanno delle gran maialate e non si sa come va a finire. Giacomo, ma che film hai visto? Socio, che bella bestia! No! Ti ho detto di andare a vedere una favola, hai visto un film porno? Pioveva? Chi se ne frega? E allora sono andato nel cinema sotto a casa mia, che poi ho visto anche l'altro film porno. Quale? Quello del commercialista porno. Che film? Spogliati che ti scorporo l'IVA! Basta, basta. Adesso però meglio il primo. Noi dobbiamo raccontare una... Basta, dobbiamo raccontare una favola noi adesso. La favola della Bella e la Bestia, che io ho visto veramente. Adesso io la racconterò e tu farai tutti i vari personaggi. Va bene. Allora, il film La Bella e la Bestia inizia con tutta la gente del paese che stava festeggiando. Fai la gente che festeggia, dai. Festeggia? Sì. La gente stava festeggiando ed erano felici in questa... città, cosa fai? Sei scemo! Non è modo di festeggiare quello lì! No! Stiamo facendo una favola! Ognuno festeggiava da per sé, va bene? Ah, da per sé! Quindi ognuno festeggiava da per sé! No, per... Giacomo, ti fermi! Faccio di là? No, Giacomo, a me quello che interessa è... devi far vedere alla gente il concetto del paese in festa, va bene? Ah, il concetto! Esatto! Va bene! Va bene. Il concetto! Il paese era in festa, va bene? E tutti erano felici in questo paese dove e appunto... E non m'annoio! E no, che non m'annoio! Cos'è quella roba? Cos'è sta tempo! Roba? Cucù! Cos'è? Questa qui è la piazza che è in festa! E questa qui? Il campanile! Va bene, basta, ho capito, il concetto l'ho capito! E in questo paese abitava Belle, questa ragazza dolce, meravigliosa... Anche Belle. Fun era bella! Non bella, c'entra bella, con bella, quella... Bella. No, ecco, era dolce, cara, è sempre in mezzo agli animali, saltava e correva con gli animali e tutti gli animali le facevano da guida e lei era felice e non era cieca, sei scemo. Hai detto te da guida? È un modo di dire. Ma allora dillo, se no non capisci. Poi falle bene le cose, quando Belle correva e saltava nel bosco, saltava con la vestina su, così, ecco, tieni, ecco, saltava e correva con la vestina su, così tutti gli uccellini le venivano in grembo, dai, falle bene le cose, dai. E lei saltava e correva nel, salta, dai, saltava e correva nel bosco e tutti gli uccellini le venivano in grembo e lei era sempre più felice e contenta di tutti questi animaletti felici. Cosa fai? Sei scemo? Ho visto un passero. No, Giacomo, la smetti? L'ho preso, eh? Dai, al volo. Basta. Ti sguiscio. Basta. Dai. E in questo paese abitava anche Gaston. Brutto Gaston. No. Faceva schifo. No, era bello. Era bello, era bello, che figo. Fai vedere come sono i fighi. Petto in fuori, culo un po' in dentro. Ecco, tacchineggia così, dai, da figo veramente, dai. Così? Sì. Così vado, fate bene, fratelli. Dai. Tutto storto. O se no fai quelli che, così, molleggiati, un po' così, che camminano un po' così, dai. Quelli che gli hanno fregato lo scheletro. Esatto, dai. Non ce l'ho più, non è colpa mia. E lui era innamorato di Belle, Gaston era innamorato di Belle. Non siamo più Gans. Dai. Dai, basta. Allora, dobbiamo fare la scena. Io faccio Gaston e tu fai Belle. Io cerco di corteggiarti, di intortarti. Te devi mandarmi via con le tipiche scuse, quelle che usano le femmine. Tutte quelle sì, ragazze, tipica scusa. Cerchi di inchiodare, esatto, con la sera lì. Esatto. Vai, vai. Ci sei? Ci sono. Vai, tipica. Io faccio Gaston. Tipica. Esatto. Vai. Arrivo. Belle, io ti amo. No. Come parli? Sono appena uscita da una storia con un tipo. Sei scemo? Giacomo, 4 anni. Ma cosa vuol dire? Ci facevamo. Ma che ci facevamo? Dai. Una storiaccia. Giacomo, la smetti? Lui mi ha lasciato in braccio. Ma allora, Giacomo, voglio una tipica scusa. Si capisce. Allora, tipica scusa femminile. Questa era buona. No, faceva schifo, dai. Fammi una tipica scusa femminile, dai. Vai, vai, ci sei? Belle, io ti amo. No. Ecco. Non roviniamo l'amicizia che c'è tra noi due. Dai. Ma per me sei come un fratello. Ma che cosa vuol dire? Dai. La regola del... Basta. Sbaglio? Basta. Ma fate anche la... Voglio... Scusa, è difficile fare una tipica scusa. Scusa, tu vai in discoteca tutti i sabati sera. Ci provi con tutte. Di quello che dicono di solito a te. Dai, fallo bene, dai. E sei bastardo dentro. Dai. Vabbè, tipica scusa femminile, vai, ci sei? Vai. Belli, io ti amo. Ma guarda, stasera c'ho un mal di testa e non si fa niente, no. Ciccia proprio. Allora. Chiuso per la ferie. La smetti?
Si riapre. No, questa domani ti passa mal di testa. Deve essere una scusa definitiva. Lui deve capire che non c'è niente da fare, capito? Definitivamente. Definitiva. Esatto. Definitiva. Scusa definitiva. Per sempre. Ci sei? Poi buona. Ci ce l'hai? Vai, vai. Bel, io ti amo. Io no. Cos'è? Cos'è? È definitivo questo qui. Sì, ma cosa vuol dire? E mi chiamo Ugo. Ma che Ugo? Tu sei Bel. Bel Ugo. Basta. Vabbè, Bel si liberò di Gaston. Corse a casa, ma a casa si accorse che suo padre era stato rapito. Il papà. E allora nel volto di Bel passò la disperazione. Fai la disperazione, dai. Mio Dio. L'angoscia. Dio mio. Cambia, fai tutto uguale. Ha invertito, scusa, ho messo anche le manine più in giù. Vabbè, farlo dai, meno. Fate bene, dai. Te va, dai, vabbè. La rabbia. Oh, cioè? No, stiamo facendo una favola. Stiamo facendo una favola. La rabbia. Dai, 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 fate bene le cose, dai. La subornazione. La subornazione. Dai, fai la subornazione, dai. La subornazione. Vuoi fare la subornazione? Te la tiro giù. Che cosa? Ma sei scemo, voglio. Fai la subornazione. Vai, la faccio lì. Che cosa? No, cioè, cosa? Sei scemo, non sai cos'è la subornazione? Era malato quando l'ha spiegata. Dove? A scuola. Avevo la varicella. Ma allora, la subornazione è tipo, tipo la rabbia, ecco, bravo. Tipo la rabbia, però più sentita, più forte, più arrabbiata. Va bene. Ok, vai. La subornazione. Non così, così te lo faccio. No, basta. Mi girano le balle. Basta, vabbè, è corsa alla ricerca del padre. Sì. E finalmente arrivò al castello dove c'era la bestia. La storia della Bella e la Bestia all'inizio è molto semplice. Sì. È la storia di una vecchietta che aveva bussato al castello dove c'era il principe. Sì. Il principe non aveva aperto. La vecchietta, che in realtà era una strega, aveva trasformato il principe in una bestia schifosa. Gli aveva regalato una rosa e gli aveva detto: se nessuna donna ti dirà ti amo prima che l'ultimo petalo di questa rosa sarà caduto, tu rimarrai una bestia per sempre. Non ho capito molto, comunque devi dir ti amo prima che l'ultimo petalo. Vai. Ci sei. Vai. Allora, finalmente arrivo al castello. Bussa, dai. Bussa, dai. Toc toc. Chi è? Finito le valda? No, è la yeah! È la bestia che parla così. Parla così? Sì, dai. Bene. Dai, vai, dai. Bussa, dai. Toc toc. Chi è? Ciao Maurizia! Che Maurizia! Facciamo un cannone! Allora, basta! Insieme, dai! Basta! Che storia! Vabbè, la bestia fece entrare Bella e disse: se vuoi che io liberi tuo padre, tu devi rimanere qui con me! Ah, bene! Dai, tu parli normale! Poi tiro fuori un rutto! Già, tu parli normale, dai! Bella accettò, il padre fu liberato, i due iniziarono a ballare. Nel frattempo Gaston. Figo! Esatto, che voleva vendicarsi, voleva ammazzare la bestia. Arrivò finalmente al castello. Si arrampicò sulla torre, arrampicati, dai. Sì, arrampicati, sono figo come dai. Va. È un casino, eh. Dai, la smetti? Dai, arrampicati. Prendo l'ascensore. Ma non c'è l'ascensore. Arrivò in cima alla torre. Sale? Dai. Allora, arrivò alle spalle della bestia, lo spugnalò alle spalle. Lo pugnalò alle spalle. E lo spugnalò alle spalle. Mi sono sbagliato, dai, lo pugnalò. Ma lo spugnalò. Mi sono sbagliato. C'è spizzocchi lì. Dai, mi sono sbagliato. Prova a fare delle spugnette. Allora, basta. Spugnalò. Finiamo. Dai, uno si sbaglia un attimo, dai. I pugnali, dai. Cadi te, che io sono figo, no, non ce la faccio tenere. Vabbè, la bestia pugnalata a morte si abbracciò. Sei bella adesso. Sì. Si abbracciò a Bella e iniziò a morire. Sì. Buah, buah, buah. Muori lì, guarda, c'è una bella sedia. No, libera. È il finale della fiaba. Devi dirmi ti amo, dai. Buah, buah. Cos'è che devo dire io? Devi dire ti amo a me prima che l'ultimo petalo. Da chi? A me. Che dai. Culo, dai. Va bene, allora, dai. Buah, buah. Vedo. Dai, te giù che... C'è la spera di... Ma sei scemo! Ma c'è il riflesso qualcosa? Dai! Di... Dai, va bene. Buah, anche qui sotto, dai. Buah, sì. Anche qui, buah. No, mi dici di... Non ce la faccio. Perché? Guarda. C'è un limite a tutto, eh. Dai! Ti amo. Oh, e prima che l'ultimo petalo della rosa fosse caduto, la bestia... L'ultimo petalo, non l'ultimo deficiente, l'ultimo petalo. La bestia cominciò a trasformarsi, sì. I capelli si accorciarono. Ancora. La smetti? Dai! La testa si rimpicciolì, sì. Il collo si restrinse, sì. Il petto diventò più piccolo, sì. La pancia si restrinse. No! Cosa no? No! Cosa no? Quello no! No, Giacomo. Anche quello più piccolo. Giacomo, la smetti? Anche quello più piccolo. Basta! Un pinolo! No! Un pinolino. E vissero tutti felici e contenti. Insomma, beh, era rimasto il pinolo, sai che viaggio. Cretino, va via. Grazie, Madelas.